Penso che i 30 anni di esistenza di questo istituto Camillianum, attualmente incorporato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, questo trentennale segni un periodo fecondo di servizio pastorale autentico da parte dell'Ordine Camilliano e dei collaboratori nei confronti della sofferenza, una pastorale sanitaria di cui si avverte l'urgenza sempre di più e che qui si vorrebbe declinare in termini scientifici di studio accademico. Da questo punto di vista, io ritengo che il convegno che si sta svolgendo tra oggi e domani, sia veramente significativo nei suoi tre momenti. Il primo momento è un momento più teologico, diciamo, in cui ci si chiede, ci si interroga sullo scandalo del dolore innocente. E qui ho tenuto io la prolusione, riferendomi in modo speciale al libro di Giobbe. Una seconda parte del simposio riguarda invece la problematica della cura, altro tema di cui tanto oggi si dibatte, la cura in generale. Infine c'è un terzo tema molto, vorrei dire, molto inquietante, se vogliamo, o curioso, cioè il rapporto tra la pastorale degli infermi e lo sviluppo informatico del momento presente, ecco, nell'era digitale. E credo appunto che questo percorso del simposio dei 2 giorni possa anche dare un'idea del percorso compiuto dall'Istituto Camilliano in questi 30 anni.